sì, perché sì, altrimenti fai. non capite bene Beh, forse capiamo, non lo so. Però è bello il significato che dà lei. Capiamo con cuore, poche parole. Siccome io lavoro da quando ero piccola, veramente, è un prodigino, ma diciamo, a 7 anni già facevo i busti di creta, perché sono anche scultrice. E la mia maestra delle elementari dice, ma questa Milena, ma che... Mamma mia, quanto è brava, dicevano i miei genitori. E poi nella mia famiglia ci sono tanti artisti, un'altra mia sorella scultrice, poi c'è sta mamma che anche suona il pianoforte, il violino, e un drammaturgo, insomma, hanno fatto una strada, mia madre, una cosa importante. Bellissima. Va bene, non torniamo a queste cose, se no non spiego mai i miei quadri, succede sempre così. Allora. Anche perché sono talmente belli. Insomma. Questo è Farfalla di Fuoco. Ha vinto il premio di quest'anno, 8 milioni prima in tutto il mondo, attraverso la selezione di tanti artisti mondiali. E questa Farfalla di Fuoco è dedicata a Frida Kahlo, perché è una grande donna, infatti in te Frida palpita questo amore, in te si strugge il cuore di fiamme, di rosso purpureo. Poi vediamo un po' gli altri, va, diciamo. Tutto cade, ma tutto si riprende. Tutto cade, sì, no, tutto cade, tutto si tutto riprende. Si riprende. Allora, partiamo qui. Alla forza di a zia Bettina, diciamo un po' di zia Bettina, che sarebbe questa. Zia Bettina è una rivisitazione delle cose che mi raccontava e delle canzoni che mi cantava prima di addormentarmi, zia Bettina. Zia Bettina è come una nonna, perché poi io non ho avuto i nonni, perché mamma è rimasta orfana presto. E quindi ci siamo molto affezionate a questa zia. È una famiglia molto, molto, come devo dire, che ha aiutato tanti personaggi, ha aiutato Caruso, ha aiutato Sofia Loren, ha aiutato anche Gennaro Cannavacciuolo, l'artista Gennaro Cannavacciuolo. Sì, il trasformista. Va bene, e ora vi dico un pochettino la poesia in modo leggera, non ve la voglio allungare molto, perché sono molto sintetica delle mie cose, non voglio tediare le persone. Allora, zia Bettina ha conosciuto Caruso nella casa nostra di Napoli, dei miei parenti, che sono i parenti miei proprio stretti, Panetti, perché io sono Petrarca, pure da... La discendenza di Petrarca è anche molto, devo dire, insigne anche, discendiamo dal Petrarca, da parte di papà, da parte di mamma, Panetti. Allora, zia Bettina e Caruso, ritratto di mia zia Bettina, fidanzata del grande tenore Enrico Caruso, di cui Dalla ha scritto la canzone ispirandosi ispirandosi quando è attraccato a Sorrento all'Hotel Vittoria, gli hanno raccontato questa storia bellissima di quest'amore, di questa cosa. Mi fate concludere, per favore. Grazie. No. Allora, no, Flora, volevo, certo, potevamo dire molto di più, però spesso non è stato neanche possibile. La bellezza di incontrarsi è proprio perché magari noi, ognuno di noi sarebbe qui 2 ore, certo, invece magari ci sta un'ora e un quarto, vediamo. Allora, volevo però che tu ricordassi il prossimo appuntamento. Il prossimo appuntamento è il 4 giugno. Sì. Ci saranno delle artiste. 21 non abbiamo per ora, giusto? No. Ok, benissimo. Sì, perché ci sono dei problemi personali. Benissimo. E il 4 giugno con delle artiste eccezionali, poetesse internazionali. E speriamo di rincontrarci. Sicuramente. Grazie. Sì. Mario, fai un attimo dire una cosa ad Angela. Sì, devo dire, questa cosa non è giusto. Allora, io vorrei sentire una parola, sentire una canzone dal nostro Tony Valentino, e dal nostro amico presidente dell'associazione Cantemente, perché tu sai benissimo che io sono sempre alla ricerca di associazioni, perché abbiamo compito come vice presidente dell'associazione di là, abbiamo associazioni di amicizia e d'amore, grazie anche a te e a Flora che stiamo conoscendo diverse persone. Allora, la mia proposta era, siccome è sempre la mediazione, in me è presente la mediazione, la mia proposta era questa.
di mangiare, accompagnati da Gianluca, accompagnati da Mario, accompagnato da Tony Barbitino, e conoscerci. Mi piace come proposta? Benissimo. Benissimo. Allora, un applauso a tutti. Mediazione prima di tutto. Chiara, scusa. Prego. Se Mario lo congeda, il signore lo può sentire. No, ci mancherebbe, ma scusa, le canzoni romane come quelle napoletane sono bellissime. Sì, sono repertori storici. Una delle io. Yeah.
Mezzo di settembre, volevo bere whisky e una soda, e contro senso suonai la moto ruggendo verso il pub. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 mo beva passi di gazella. Gilda, 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 fumando all'angolo del pub. Le chiesi di montare con me sul rock and roll del sesso, ma di rimando cinquanta. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 mo beva passi di gazella. Gilda, 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 fumando all'angolo del pub. Adesso siamo in sette, marmocchi su cera e noi due, e per compenso sgogo soltanto e tutto senza sesso. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 mo beva passi di gazella. Gilda, 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 fumando all'angolo del pub. Progetto culturale La nostra isola, ideato da Bruno Mancini. Legge Antonio Mencarini.
Si ricomincia. Se un giorno, se l'amo il luccio, se faccio cosa, se fumo, se siamo, se l'ora rompe ancora un buco, se cerco fogli e cerco fogli, se vai. E Bruno stappa.